zanzare qua, mannaggia. Vediamo, ho l'appuntamento con il mio amico Aldo Maspero. Sono venuto già una volta, è la seconda volta. Ah, e chi vuole? Ciao! Oh, meno male che ci sei, oppure che non trovavo qualcosa. Meno male che ti ho trovato, perché io non sono del posto, ho fatto ma fatica Luigi, a venire qua. Io non riesco a capire. Non riesco a capire una cosa. Se tu sei innamorato della capanna di Nazario Nesta o dell'Aldo. No, no, ma... della capanna, perché qui c'è uno che si che trova... dorme. No, che dorme, che è in Portogallo, mi hai detto. Ma se tu sei qua tutti i giorni da me. Lo sai che io faccio l'eremita? Sì, ho piacere che sei venuto, perché così mi aiuti a metterla a posto. Mi metti a posto anche la doccia, perché dondola con la doccia lì e devi portarmi l'acqua in alto. Ma è quello coso lì che mi... mi sono seduto lì e mi sono bagnato tutto dietro. Fa vedere. Guarda, tutto bagnato dietro. Madonna. Guarda. Adesso come ti offenda anche la maniera che tu bagni. Ma no, stasera dormo... Ti vedi, sembra che ti sei pisciato addosso. Stasera dormo qua, alla capanna di Nazario Nesta. Sei venuto a posto, hai preso il treno, il bus per venire in questo meraviglioso paradiso. Un angolo terreno. È bello, sì. Ma aprila, vai dentro a vedere cosa ho fatto. Ho fatto anche il caffè, il cibo. Il caffè? Entrate pure. Ospiti di Nazario Nesta. Guarda! Che bello! Ma sì. C'è l'acqua, c'è il legno, c'è la caffettiera. Caspita! Bello questo posto qua, mi piace. E poi andiamo a fare la doccia al torrente Rogna. E questo c'è un libro, un diario. Ah, ma ci sono tutte le firme qua. Ah, ma sono tutte le persone che sono venute a visitare. Caspita, allora ci devo mettere la mia firma anche. Eh sì, ah, ma c'è anche la bio. Oh là là, adesso scrivo, dove è che scrivo? Ah, non scrivo Luigi. Aspetta che tolgo gli occhiali che non ci vedo. Ecco, Luigi è ritornato ancora a questo posto meraviglioso. Ma stasera dormiamo il lume di candela con le zanzare. È una cosa meravigliosa. Vero. Ti raccomando, tieni solo due paia di mutandine, perché ti mordono le zanzare. Stai molto attento. Però non entra l'acqua, per fortuna. Se dovesse venire un temporale, siamo sicuri. Poi la mattina... Tu sei un dormiglione, io mi alzo prima, ti faccio il caffè. Ho fatto la mia firma che sono venuto qua. Ecco, così quando viene ti faccio il caffè. Adesso vado al supermercato perché prendo qualcosa da mangiare. Ancora, ma è sempre fame. Ma stasera facciamo la polenta. No, è bello qua.